Puntuale come sempre il fatto di Marcotti, appuntamento settimanale sulle fonti TV per fare un po' il punto sugli scenari economici e politici, naturalmente strettamente collegati, e lo facciamo anche questo mese, naturalmente in agosto, anzi ancora di più, perché ci sono tante questioni da mettere in evidenza. Parleremo molto di politica in questa puntata, perché a livello parlamentare la politica è andata in vacanza, le aule riprenderanno all'inizio di settembre, però a fine mese già ripartiranno le commissioni. È chiaro che abbiamo lasciato in sospeso temi cruciali che andranno poi risolti velocemente alla ripresa. Insomma, intanto saluto Giancarlo Marcotti, naturalmente, che sarà con me per questa puntata, protagonista del nostro format. Ciao Giancarlo, buongiorno. Ciao Manuela, e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, parleremo molto di politica, appunto, Giancarlo, ma perché la politica in questo caso ci dà modo di affrontare quelle che sono davvero le sfide dell'Italia, a partire per esempio dal Recovery Fund e con tutti i fondi che arriveranno dall'Europa e che cominceranno ad arrivare, peraltro, nel mese di agosto, 25 miliardi di euro, il 13% del totale dei soldi che spettano, che sono destinati all'Italia. Allora, partiamo però dalla vacanza della politica, per ipotizzare quello che dobbiamo mettere in conto quando riapriranno le aule, appunto parlamentari. Non è un periodo un po' prolungato? Ti do questa domanda, un po', ti faccio questa domanda provocatoria, cioè praticamente un mese di stop di aula. Beh, no, è sempre stato così, quindi diciamo che non è questo mese, tanto poi la politica nella realtà si ferma il Parlamento, ma non la politica che va sempre avanti, anzi, questo è un momento cruciale per diversi partiti, e tu adesso mi hai tirato fuori proprio l'argomento più scottante che c'è in questo momento, perché allora, abbiamo un governo che è espressione non so, 90-95% del Parlamento e quindi dovrebbe essere il governo più forte che sia mai esistito in Italia. In effetti è forte come governo nel senso che non è che rischi molto, però i partiti, quasi tutti praticamente, che fanno parte del governo sono un po' in crisi, cioè il partito che è più in salute è proprio l'unico partito che è fuori dal governo, cioè Fratelli d'Italia. Gli altri partiti, in particolare Lega e Movimento 5 Stelle, addirittura si parla di scissioni, cioè Ti stavo cose. chiedendo infatti qual è quello più in crisi, quindi questi due. Beh, il Movimento 5 Stelle già insomma una prima scissione l'ha avuta con l'arrivo di Conte, no? L'abbiamo già detto anche in altre puntate, ma la Lega credi proprio che sia di fronte a uno scenario simile? È possibile perché obiettivamente ci sono parecchi, diciamo, elettori della Lega che non apprezzano l'entrata nel governo e soprattutto questo essere un po' così alla mercé di Draghi. Quindi ci sono davvero in questo momento due leghe, mettiamola così, diciamo, una di lotta e una di governo, ma hanno proprio visioni molto differenti. Quindi, insomma, non è solo una questione così di poco conto, probabilmente non arriveremo ad una scissione, però così veramente la Lega rischia di tornare su percentuali che addirittura sotto quelle del 2018, quindi Sì, sarebbe una debacle. ma la cosa curiosa, che poi non è tanto curiosa perché una motivazione probabilmente c'è, che si collega un po' alle motivazioni che si danno quando si parla di politica. L'ho detto poco fa che l'unico partito che ha un buono stato di salute in questo momento è Fratelli d'Italia, unico partito all'opposizione, che effettivamente nei sondaggi va oltre anche il gradimento che si ha per Lega, ma non solo, anche per il Partito Democratico, peraltro, che non abbiamo ancora
ancora citato. E però non è un po', tra virgolette, una prassi che poi il partito all'opposizione, benché sia l'unico, perché attenzione, ricordiamo, quindi deve fare ancora più lavoro rispetto a un'opposizione normale che è fatta solitamente da più partiti e da più forze politiche, non è un po' la prassi che poi il gradimento vada lì proprio perché è l'unico partito che fa sentire la voce di dissenso rispetto a quelle che sono le decisioni governative? Certamente sì, chiaramente è più comodo stare all'opposizione che non stare al governo, questo è fuori di dubbio. Però in questo caso, cioè, si vede proprio la crisi di tutti gli altri partiti. Appunto, io non ho citato il Partito Democratico solamente perché tra la crisi della Lega e la crisi del Movimento 5 Stelle mi sembra la crisi del Partito Democratico un po' minore, ma anche il Partito Democratico è in crisi perché obiettivamente non molto, cioè c'è una buona parte del Partito Democratico che non apprezza la segreteria di Enrico Letta. È Quindi vero. anche lì ci sono dei dissidi. Quindi veramente i quattro maggiori partiti italiani, dei quattro maggiori partiti italiani, solo Fratelli d'Italia sembra in buona salute. Gli altri arrancano tutti e trovano difficoltà. Chiaramente è un momento così, Ricordiamo che siamo nel semestre bianco, che c'è l'appuntamento con il nuovo Presidente della Repubblica, però io penso che appena verrà eletto il nuovo Presidente della Repubblica, saranno fuochi d'artificio in Parlamento. Eh no, infatti, perché adesso poi è tutto un po' sospeso e congelato proprio per questo, insomma, non si possono sciogliere le Camere, lo ricordiamo, e quindi automaticamente la tenuta della maggioranza deve essere garantita, ma per forza di cose non si può fare granché. Dopo, ecco, diciamo che potrebbe essere un periodo, Giancarlo, in cui anzi si gonfiano, no, le tensioni che però esploderanno con l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, ammesso che poi ci sia accordo anche su questo, perché insomma non è che le elezioni del Presidente della Repubblica vadano sempre lisce, no? Ricordiamo quella di Napolitano, ma comunque insomma non è l'unico caso, Giancarlo. Assolutamente, l'hai spiegato perfettamente tu. Questo è proprio il periodo nel quale, diciamo, queste cose qua si ingigantiscono e poi dopo vedremo. Comunque, è perfetta la tua analisi. Ecco, comunque, appunto, secondo gli ultimi sondaggi, Fratelli d'Italia sarebbe proprio il primo partito nelle intenzioni di voto degli italiani, ha un soffio dalla Lega che ancora comunque tiene, però teniamo in considerazione anche lo scenario che hai ipotizzato tu. Il Movimento 5 Stelle in realtà recupera leggermente terreno, ma è lontano dai primi tre partiti di gradimento, quindi resta ancora un po' ai margini. E, appunto, la Lega stacca ancora di poco il Partito Democratico. I primi tre sarebbero quindi Fratelli d'Italia, Lega e Partito Democratico. Insomma, sarà tutto da vedere. Ecco, anche sul tema del Recovery Fund è importante che la maggioranza tenga, però, Giancarlo, perché vabbè, noi abbiamo parlato tante volte di Recovery Fund, cerchiamo di farlo però da un'altra prospettiva, proprio collegato a quello che potrebbe succedere nella nostra politica, cioè la tenuta della maggioranza è necessaria per mettere a frutto il piano che abbiamo presentato all'Europa, perché? Perché altrimenti non ci arrivano più i soldi e quindi il piano andrebbe praticamente in fumo. Però per far sì che appunto questo avvenga, la maggioranza deve tenere e in più il governo deve riuscire non solo a tenere, quindi a reggersi, ma deve davvero portare avanti riforme strutturali fondamentali che peraltro alcune delle quali sono state anche rimandate, fisco, quella sulla concorrenza dovevano essere chiuse prima della pausa estiva, invece abbiamo avuto un ritardo e quindi verranno prese in esame a settembre. Ecco, già come tempistica rischiamo di non rispettare gli accordi. Esatto, anche qua naturalmente queste frizioni che ci sono tra i partiti, perché ricordiamo sempre che massimo si andrà a votare all'inizio del 2023, ma con ogni probabilità si arriverà al voto prima, io ritengo intorno all'autunno del 2022, se non addirittura ancora prima, perché dopo appunto l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica si sfasci tutto, no? E quindi potrebbe essere ancora prima dell'autunno del 2022. Però, quindi, insomma,
I partiti sanno che è vero che la campagna elettorale la si decide negli ultimi momenti, però bisogna prepararla prima. Quindi hai ragione qua adesso, il recovery fund è un altro tema divisivo perché ognuno cerca di portare acqua al suo mulino, anche se sappiamo che non è che quei soldi del PNRR li possiamo spendere come vogliamo, abbiamo dei limiti entro quali spendere, insomma, quindi anche se c'è questo, però i vari partiti comunque tra di loro lottano per avere insomma, per spenderli per temi che loro hanno Vabbè. Sì, nel diciamo loro che programma. ci sono i macro temi, però poi ciascuno dirotta, no? Cerca quantomeno di dirottare le risorse magari verso direzioni che sono diverse, magari pur nello stesso ambito. Sì, ma anche per dire una divisione territoriale, sappiamo che la Certo, Lega, certo. nonostante sia diventata nazionale, è più forte al nord e sappiamo che il Movimento 5 Stelle è più forte al sud. Quindi se i soldi vanno al nord, gioisce la Lega, se i soldi vanno più al sud, gioiscono il Movimento 5 Stelle. Cioè anche queste cose qua sono da tenere in considerazione, insomma. Sì, peraltro il ministro Franco aveva, ho qui proprio la notizia, aveva parlato di 100 miliardi di euro che andranno al sud, proprio nell'ambito delle risorse generali per gli investimenti. Però, come dici tu, ecco, anche questo potrebbe causare poi dissidi all'interno del governo. E in tutto questo Draghi, la figura di Draghi, come la consideriamo? Quanto riuscirà a fare? Sarà ancora la figura centrale? Riuscirà a dare fiducia sia alla gente, cioè a tutti noi, ai cittadini e anche a livello istituzionale, cioè, insomma, riuscirà a trasmettere la fiducia che comunque è riuscito a trasmettere finora? Draghi, il punto di domanda è il Quirinale, perché naturalmente non sappiamo ancora chi andrà al Quirinale. Io ho un mio favorito, che però questo non vuol dire, anzi, una mia favorita nel senso, non perché tifo per questa persona, ma perché ritengo che sia quella che è probabile che possa avere i maggiori consensi, ma al di là di quello, cioè, è chiaramente Draghi deve avere un futuro dopo questo governo. E allora, o ce l'ha ancora in politica, e se ce l'ha ancora in politica, io non vedo un partito nel quale possa entrare Draghi, quindi teoricamente dovrebbe fare un proprio partito, ma a questo punto qua non so se c'è proprio lo spazio materiale, perché sono tutti lì al centro, tutti lì, viva Dio, quindi è un po' difficile. Quindi lo vedo invece in lotta per il Quirinale, ma se va al Quirinale, cosa succede? Cioè, del governo, intendo E no, dire. appunto, chi potrebbe prendere? Ecco, questa è un'ottima riflessione che non ci siamo più posti ultimamente, nonostante l'Italia cambi presidente del Consiglio abbastanza frequentemente, ma se non ci fosse Draghi, chi potrebbe essere il futuro presidente del Consiglio? Probabilmente si scioglierebbe immediatamente, E ma certo. questo sarebbe un Però altro intendo dire, aspetto. quale altro Giorgia Meloni, visto che Fratelli d'Italia è nel gradimento il primo partito? No, assolutamente no. Cioè, in quel caso o si ritorna ad una specie di Conte 3, ma anche Oh, lì aiuto, cioè no, aiuto non per Conte, dico, però insomma sarebbe un po' un ritorno al passato, non credo che sia. No, è solo per cercare una maggioranza, è per Sì. trovare un governo che abbia una maggioranza. Anch'io lo ritengo molto improbabile, ma se vogliamo non far concludere la legislatura con l'elezione di Draghi a Presidente della Repubblica, dobbiamo trovare qualche cosa che unisca e che mantenga, insomma, cioè ci sia una maggioranza parlamentare, quindi è difficile da
da trovare. No, ma questa parlare il discorrere di questo fa capire quanto sia, se vogliamo, ingarbugliata la situazione politica italiana in questo momento, che è, appunto, come hai detto tu, abbiamo iniziato dicendo sono iniziate le ferie, ma qua io penso che magari possono andare a Milano Marittima o a Cortina, però i politici penso che il telefonino se lo portano sempre dietro, insomma. Beh, no, anche perché, esatto, peraltro adesso noi siamo partiti su scala più ampia a ragionare rispetto a decisioni che ci portano in Europa, la gestione dei fondi del Recovery Plan, però non dimentichiamoci, Giancarlo, che ci sono tutta una serie di provvedimenti legati al Covid e al Green Pass e alla ripresa delle scuole, eccetera, eccetera, che sono ancora in sospeso, e quindi no, l'obbligatorietà del Green Pass che sta suscitando tante polemiche, ma ancora di più in prospettiva futura, perché adesso sai, in estate certe cose fanno arrabbiare, però è legato agli spostamenti per le vacanze, e figuriamoci però quando si deve ragionare su temi di lavoro, di aziende che devono comunque mettere in atto delle regole diverse, tutte le attività che devono ripartire con delle regole diverse, e la scuola che ancora non si sa bene come riprenderà. Insomma, lì sì che rischiamo il collasso anche da un punto di vista politico, non sei d'accordo? Assolutamente, io metterei la scuola in primo piano, sì, poi anche, sì, anche il lavoro, naturalmente il lavoro delle imprese private, ma la scuola, perché di fatto c'è il problema dei professori, ci sarà degli insegnanti, perché anche se molti sono vaccinati, però i professori sono talmente tanti che se anche solo il 15% non si è vaccinato è sempre un numero elevato, e togliere il 15% di cattedre diventa un problema, ma poi diventerà un problema proprio comporre le aule, perché lì faccio un'ipotesi, anche se ci fosse un solo alunno non vaccinato, fa sì che tutti, almeno da quanto si dice, poi dopo no, le cose possono anche cambiare, però si dice che in una classe di tutti i vaccinati possono stare senza mascherine, in una classe invece in cui ci sono sia vaccinati che non vaccinati devono tutti portare mascherine, quindi questo crea un caos, che magari per una sola persona che non è vaccinata tutti portano le mascherine, e quella persona lì immediatamente verrebbe penso bullizzata, non lo so, comunque cioè, si certo, creerebbero delle situazioni molto... Si creano delle differenze, delle differenziazioni, questo è chiaro, poi soprattutto con i più giovani, no? Tra i più giovani e tra i bambini, insomma, Giancarlo, lo sappiamo come funziona. Questo non è una cosa da poco, attenzione. No, certo. La socialità a livello sociale, proprio la. Anzi, cioè, diciamo sempre che bisogna combattere le disuguaglianze, non accentuarle. Esatto, invece qua stiamo mettendo stiamo inserendo delle discriminazioni che sono veramente molto pericolose, proprio a livello sociale, come hai detto tu, giustamente. Mm-hmm. Quindi un autunno caldo, ecco. Sì. Senti, leggevo che per qualcuno, allora, le tre incognite della crescita globale, visto che parlavamo prima ancora, cioè anzi stiamo parlando di incognite e di incertezze, sarebbero l'inflazione, abbiamo ancora questa parola, peraltro con te ne abbiamo parlato a mai finire, vaccini, ovviamente con il tema che stavi già affrontando adesso, Covid, variante Delta e decisioni rispetto alla campagna vaccinale e a eventuali provvedimenti, appunto tipo il Green Pass, e poi rapporti America-Cina, che a livello diplomatico naturalmente in base a come andranno rischiano di far saltare degli assetti e degli equilibri mondiali. Sei d'accordo con queste tre incognite principali della crescita globale? Ovviamente adesso parliamo più a largo raggio. Certo, allora guarda, per quanto riguarda effettivamente la crescita, tu metti in primo piano, diciamo, i tre problemi principali, ma se noi, io insisto sul tema, ma se noi invece andiamo a vedere gli indici di borsa, troviamo indici di borsa su massimi storici. Certo, certo. Quindi questa è l'altra grande anomalia.
Cioè, anche la nostra Italia, cioè così bistrattata, vabbè, ora ovviamente parlo da una TV, insomma, una TV finanziaria, quindi hanno parlato senz'altro prima di me, autorevolissime persone, quindi non è che voglio ribadire, ma insomma, vedere il FTSE MIB sopra i 26.000 punti fa un certo effetto. Insomma, è vero che prima del 2007 era arrivato a 40.000 punti, quindi siamo ancora lontani da quei massimi, però appunto era da dopo quella crisi del 2007-2008 che non vedevamo più valutazioni del genere. Non parliamo poi degli Stati Uniti, sai che io più dell'Italia, quando si parla di finanza, guardo quasi esclusivamente gli Stati Uniti o comunque in maniera preponderante gli Stati Uniti, perché io dico sempre le cose nascono lì e poi dopo Sì, dalle sì. altre parti ci si adegua. Ma insomma, vedere il Dow Jones a oltre i 35.000 punti è qualcosa di incredibile, non parliamo del Nasdaq. Quindi diciamo proprio che se noi guardiamo i mercati finanziari troviamo qualche cosa che nell'economia reale non riusciamo ancora a vedere, insomma, però Questo ragionamento è stato sempre quello di partenza che abbiamo affrontato io e te in quasi tutte le puntate del Fatto di Marcotti, no? Questo scollamento tra l'andamento delle borse e l'economia reale. Esatto, però questo scollamento che continuavamo a dirci prima o poi succederà qualche cosa, adesso qualcosa si vede con il tuo primo, diciamo la situazione che potrebbe, insomma, creare qualche L'incognite, problema, sì. l'incognito, che sarebbe appunto la questione dell'inflazione. Certo. Cioè, l'inflazione veramente può essere un tema pericoloso per i mercati, perché se non si riesce, cioè ci hanno detto che era una cosa momentanea, adesso vedremo, ma se davvero non fosse momentanea, il problema inflazione sarebbe il primo problema. E Sì. naturalmente a cascata arriverebbero altri problemi che pesano di più sulle spalle dei cittadini, cioè il problema occupazione. Quindi Assolutamente, assolutamente sì. Quindi l'inflazione, diciamo che questi sono temi che comunque volenti o nolenti riapriranno la stagione autunnale, Giancarlo. assolutamente sì. Poi il problema vaccini, anche lì Sì. cioè, per me l'aspetto principale sarebbe riuscire a trovare queste, a trovare, poi secondo alcuni ci sono già, ma comunque le cure più che il vaccino, perché oramai abbiamo visto purtroppo che per quanto riguarda i vaccini, i quattro vaccini, diciamo, abbiamo visto che da Israele, dall'Islanda e dall'Inghilterra, tra l'altro tre paesi che iniziano con la I, il quarto sarebbe Italia, speriamo di no, ma insomma non arrivano buone notizie, cioè erano tre paesi, Israele, Inghilterra e Islanda, che avevano vaccinato molto e adesso si ritrovano ancora insomma, con problemi non da poco con questa variante Delta. Quindi diciamo che il problema vaccini è un altro problema che al momento non è risolto. Avremmo voluto avere notizie più tranquillizzanti che invece non abbiamo avuto. L'ultimo problema che hai citato, cioè Stati Uniti-Cina, oltretutto anche è reso ancora più caldo da come si è mossa l'Inghilterra. Cioè, l'Inghilterra veramente non lo so per quale motivo, sai che ha così mosso in giro per il mondo le sue navi, Sì. insomma, è arrivata persino gli Stati Uniti a dire calma, piano, cioè addirittura, non lo so, è come sai, quelli che vogliono farsi vedere, ma che un po' esagerano, no? Quindi questa situazione, io ho sentito le dichiarazioni del ministro degli esteri cinese, non sono per nulla tranquillizzanti, cioè, No, 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 quindi lì vero, vero, assolutamente. anche quel problema lì è da non sottovalutare, quindi insomma, tre incognite che hai detto tu, per me tutte e tre,
che al momento non hanno una soluzione Eh a no, portata di mano. guarda, senza volerlo abbiamo già diciamo, trovato gli argomenti della puntata che faremo io e te praticamente quando ricomincerà settembre, nel senso che adesso il fatto di Marcotti si prende una piccola pausa, ma fondamentalmente per 2 settimane, però quando ci rivedremo, secondo me, però facciamo una sorta di scommessa io e te Giancarlo, ripartiremo da questi temi. Sei d'accordo con me, con la prima settimana di settembre, credi che ripartiremo da qui? Senz'altro, perché ripeto, per me questi temi sono temi che non hanno una soluzione a Eh breve. no, figuriamoci in 2 settimane che non ci si accorge nemmeno che passano. Allora, Giancarlo, noi ricordiamo che questa puntata, come tutte le altre, sarà disponibile sul nostro canale YouTube, quindi la potrete rivedere. Giancarlo Marcotti vi aspetta sul suo canale Finanza in Chiaro con un video ogni giorno in cui affronta temi cruciali del momento. Giancarlo, ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi anche oggi. Grazie a te Emanuela e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori.